Buonasera a tutti, spettatori e appassionati. È appena iniziato il match tra il Torino in maglia amaranto e la Sampdoria in maglia blu. Partita valevole per Lavagna un capo per 50 il match. È quindi iniziato. Si gioca possesso Torino che va centrale, palla che schizza via, ancora Sampdoria che può arrivare, quindi gestire il possesso con il palleggio. Torino che riconquista, conclusione che parte, palla in rete ed arriva quindi il primo gol del match per il Torino, che quindi passa in vantaggio con Zanca 1-0. Adesso Sampdoria, il tocco è largo e allora può gestire, passa, tocco in appoggio. Ancora Samp a girare dopo Iorio che ha allargato, palla riconquistata ancora dalla Samp che prova a sfondare centralmente, arriva la conclusione ed eccolo il gol. Tra l'altro è un bellissimo gol ed è subito pareggio quindi per la Sampdoria, a marcare in maglia numero 4 Neri. Calcio d'angolo battuto, palla sul secondo e poi dopo la deviazione arriva il gol del Torino, che quindi si porta sul 2-1 a marcare con la maglia numero 7 Zanca. 2-1 Torino, confermato quindi il calcio di rigore in favore della Samp, che può andare adesso a cercare il gol del pareggio. Parte la battuta, palla in porta ed è 2-2, è riuscito a trovare il gol Di Marco e quindi è 2-2, parità in campo. Rimessa laterale Samp, la palla in avanti da Neri che non trova spazio e allora ancora Sampdoria a gestire il possesso del pallone con passa al centro, prova a girarsi poi Di Marco, trova la girata, trova anche il fondo. E allora ci siamo, sta per iniziare il secondo tempo tra Torino e Samp, fin qui partita molto equilibrata, 2-2 il punteggio e parità quindi sia in campo che nello score, secondo tempo che è iniziato. E al centro, palla che sfila, riesce ad arrivare Villani senza problemi, va subito su a cercare ancora Di Marco che mette giù bene, ne ha due addosso, deve gestire, non ci sono compagni in appoggio che arrivano adesso. Allora il tocco arretrato in zona Ottaviani, vuole il centro, trova il tocco, allora si prosegue con passa in possesso, ancora Di Marco va a staccare, bel gol, 3-2 Samp, passa quindi in vantaggio, 3-2 per la Sampdoria. A gestire, palla poi messa giù dal Torino, pallone che esce in rimessa laterale ed è possesso per il Torino con Rossi che va al centro a cercare Zanca, riesce a far sfilare, palla in campo, ancora Zanca, poi il pallone toccato e di fatto è gol. E credo quindi che il gol vada assegnato a Zanca, forse a Giusti, però per l'orgoglio della tripletta segnaliamo Zanca ed è quindi 3-3, parità in campo. Cerca compagni, c'è spazio a destra, vuole andare in porta, pallone tenuto dall'estremo difensore Fanelli, allora si prosegue Torino a gestire il possesso del pallone. Quando siamo al decimo, palla riconquistata dalla Samp, si parla di Marco che calcia subito ed eccolo il gol del 4-3 della Samp, altro sorpasso in cui il Torino è sempre riuscito a tornare in pareggio. Vediamo adesso cosa accadrà. 4-3 Sampdoria, possesso Torino ancora, manca tanto da giocare, un quarto d'ora circa, forse 14 minuti, punteggio di 4-3, tanti gol fin qui. Il possesso è per il Torino, Midena mette giù, prova a gestire Zanca, poi si chiudono le maglie della Samp, deve andare su Villani. Tutto regolare, ancora Torino in avanti. E allora il possesso è per la squadra amaranto e qui vola Villani a deviare. Si gioca, possesso Samp, palla che passa, occasione quindi che viene sfruttata ed è il 5-3 per la Sampdoria, il gol da segnare Ottaviani, 5-3 Samp che adesso può giocare con tranquillità con Rossi. Tocco in appoggio su Midena e quindi Catalano. Ancora il numero 5, Midena può caricare, palla che rimane in area di rigore, poi si avventa Villani, ma la palla è ancora lì,
e finisce quindi in porta ed è quindi 5-4 per il Torino. A marcare credo sia andato Cecchini in mischia, 5-4 quando manca un minuto. Su Neri allunga, Rossi controlla il cross, poi sul secondo Zanca prova a chiudere, l'intervento sulla palla, Sampa che prova a ripartire, il tocco è corto su Fanelli che deve giocare, va quindi da Catalano e ancora si prosegue. E allora Sampa che riconquista, Maggio può andare alla conclusione, mira l'angolino, bravo Fanelli, si è fermato adesso il Torino, arriva qui il triplice fischio del direttore di gara. Finisce il match, vince la Sampdoria per 5-4.